giornata con il risultato di 4-7, la 16ª giornata di campionato tra Sangue Goglio Papa e Palermo Futsal Club. Siamo qui con Antonino Scozzari, autore del primo gol di questa partita, anche il primo della sua stagione. Ti chiedo subito un commento sul gol e poi qual è la prima parola che hai pensato dopo la marcatura. Allora, buonasera a tutti, finalmente è arrivato il gol. Ho pensato e ripensato, anche se comunque il campionato è chiuso, volevo questo gol, lo cercavo da tante partite, anche perché ho iniziato a dicembre. Oggi il presidente mi ha chiamato e mi ha detto oggi segni, e così è stata. La palla non voleva entrare, parata, linea, alla fine è entrata e va bene così. Alla fine è importante, ripeto, campionato chiuso, però dobbiamo vincerle tutte. È stata una partita ben giocata anche dal San Gregorio Papa, che per lunghi tratti è stata molto equilibrata, ma per lunghi tratti anche a volte meglio del Palermo Futsal Club. Ti chiedo, ma vi aspettavate questo tipo di atteggiamento da parte loro? Sì, ce l'aspettavamo, perché comunque loro devono fare punti per la zona playoff, campo piccolo, non siamo abituati, però appena abbiamo cominciato a capire, abbiamo preso le misure, penso che siamo tornati ad essere noi stessi. Adesso quanto sono importanti le prossime partite del Palermo Futsal Club? Perché la prossima, ricordiamo, contro il Real Sicilia in Coppa questo mercoledì. Ti chiedo, conosci gli avversari e se li conosci, se ti aspetti qualcosa in particolare? Conosco gli avversari, sono duri. Partendo dal mister, che odia perdere, vuole vincere fino all'ultimo. Quindi sarà una guerra, e noi puntiamo a vincere anche la Coppa, perché, dico, vincere come oggi aiuta a vincere.